Horror 2, tra poco, su Voi! Amore mio, non voglio vederti triste, non ti posso vedere così. Non sono triste, bambina mia. Mi sei mancata, sto piangendo di felicità perché sono contenta, tanto contenta di vederti, mamma. Questo è un miracolo, è un miracolo. No, tu sei il miracolo, Flor. Tu che sai amare, tu che sai accudire e alleviare i momenti di tristezza di tutte le persone che hai intorno. Hai perdonato Delfina? Bisogna avere un cuore puro per riuscire a vedere il bene anche in quella serpe velenosa. Amore, questa è la tua vocazione. Attraverso il tuo amore riesci a fare miracoli. No, mamma. Ti prego, non cambiare, Flor. Tu, con il tuo amore, sei il mio amore. Tu, con la tua vita, sei anche la mia vita. Mamma, non te ne andare, per favore, ho bisogno di te, mamma. Grazie di tutto. Grazie tante. Grazie tante. Delfina, che stai facendo? Mi hai perdonato, ti ringrazio. Non essere stupida, stupida, stupida. Parla, parla. Stupido, stupido. Parla di nuovo, miracolo. E anch'io mi posso muovere, un altro miracolo. Silenzio, 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 basta, non siamo mica al mercato. Basta, non c'è nulla da festeggiare. Direttore, dopo quello che ho dovuto passare, dovreste vergognarvi. Oh, si calmi, signor direttore carcerario. La comprendo, però glielo dico con la sua mano sul mio cuore. È una storia veramente molto difficile e complicata, perché la verità è molto complessa. Una donna ha rovinato la mia vita e ora sta rovinando la mia carriera. Però non posso permetterglielo, perché lo show deve continuare senza ma, e continuerà da questo momento. In nessuna maniera. La accompagni nella sua cella. Andiamo, Margherita Valente. Vorresti spiegarmi cosa sta succedendo, per favore, Delfina? Sì, adesso te lo dico, sta tranquilla. Non capisco. Signor direttore? Sì. Potrei parlare un secondo con mia sorella, da sole? Va bene, 10 minuti, eh? Né uno di più, né uno di meno. Grazie. Sofia, dobbiamo fare qualcosa. Mamma è impazzita, ha intenzione di evadere dal carcere. Bisogna fermarla. Non ne ho voglia, non ho voglia di aiutarla.
Dai, Sofia, mamma è disposta a tutto pur di evadere dal carcere. Non per mi favore, importa, pensaci. Non mi interessa, può fare ciò che vuole. A me non importa, ti giuro che non mi importa. Però, Sofia, pensa bene a quello che stai dicendo. A te non piacerebbe avere una madre comune, normale. Non ti piacerebbe che mamma fosse differente. Tutta la vita ho desiderato una mamma differente. Ho sempre sperato invano che diventasse come le mamme delle mie amiche, ma non cambierà di certo ora. Ti prego. Per favore, Sofia. Se vuoi possiamo parlarne, ma sono certa che non porterà a nulla. Grazie. Grazie. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Però a volte mi spaventa, Marty, perché non so. Lo sei... so perché. Dopo quello che ho fatto non ti fidi di me. Mi sembra giusto, dopo tutto è quello che mi merito. E quindi va bene. Sì, va bene. Comunque, Delfina, vorrei dirti una cosa. Che cosa? Che ho un ritardo e probabilmente aspetto un bambino. Però non lo dire alla mamma. Che cosa? Sì. Oh, cucci, cucci, cucci. Oh, sì. Sorellina. Ciao, Maya, ho incontrato Facia e stava come... Stai bene? Sì, sto bene. Che c'è? Niente, sono un po' triste per il viaggio, tutto qui. Beh, non sarai da sola, vi divertirete, canterete, ballerete, viaggerete. Nico, non lo sai che Facia è innamorato di Olivia? Ma cosa stai dicendo? È ridicolo, Maya. Io li ho visti, Nico, li ho sentiti. Vedi come la guarda, vedi come la tratta. Oltretutto sono stufa, non voglio più soffrire per un ragazzo, sono stanca. E che farai? Parto da sola, in crociera. Cosa? Sì, parto da sola. Ragazzi, se Isolinda mi cerca, voi non mi avete visto. Ma perché? Non capisco. Non ho mai sofferto di panico da palcoscenico, neanche operando. Ossia, di paure ne ho avute di tutti i colori, però attacchi di panico da palcoscenico mai. Non era panico da palcoscenico. Nah. È stata Margherita Valente. Era qui, l'ho vista. Però ti giuro che gliela farò pagare qui, sulla terra, sì. Sì. Devo andare in infermeria. Ti senti male? Stai delirando, vero? Ti curerò io. Vieni che ti controllo tutta, vita mia. Smettila, basta, stupido. Controlla gli ormoni. La chiave che useremo per evadere da qui è in infermeria, hai capito? La chiave? Sì, svegliamocela adesso. Fai la vaga. Malala, sveglia. Stiamo in una prigione chiusa. Precisamente, stupido. Escogiteremo un piano per raggiungere l'infermeria. Colpiscimi, colpiscimi forte. Ed io colpisco te. Ma non rovinarmi la faccia perché ti ammazzo. Su, colpiscimi. Oh, Malala, muoio dalla voglia di prenderti a sculacciate di fronte alle nostre colleghe. Però lo sai che non ti sfiorerei neanche con un dito, amore. Bonini, accidenti, devo fare sempre tutto io. No, non è vero. Ho una colica. Che c'è? Ti senti male? No, proprio adesso, ho una colica, gente! Aspetta, sto recitando, smettila, dai. Sì, e io come faccio ad andare in infermeria, che eh? Non piglia pesci, fannullone. No. Aiutami, che succede? Ho una colica, che cos'hai? Mi fa male. Che cos'hai? Ho bisogno di un medico, per favore. Andiamo. Andiamo in infermeria, andiamo. Io ho un'intossicazione, che male. Non posso, aspetta, non posso, Bonilla. Sta diventando verde, celeste. Sì, lo voglio. No, così no. Sì, lo voglio. Amore mio. Amore mio, ma che ti prende? Che ti prende? Stai piangendo? Stai piangendo? Che cos'hai? Che cos'hai, amore? Che succede? No, niente. Non sono triste. È un miracolo. Sì, amore mio. Tu sei un miracolo, no, amore mio. No, stai piangendo? Che ti prende? Siediti. Ti spiego tutto. Che cosa mi vuoi spiegare? Che cos'hai da spiegare? Ho bisogno di sapere una cosa. Sì. Tu credi che ci sia la vita dopo la morte? Io vorrei credere di sì. Io ne ho la certezza, credimi. Credi, ascoltami con il cuore perché ho una cosa meravigliosa da dirti. Che cosa? È venuta a trovarmi la mia mamma. Come la tua mamma? Sì, la mia mamma. Abbiamo parlato, ci siamo abbracciate, mi ha dato un bacio, ti rendi conto? Aspetta, amore mio, amore, mi sembra che...
È una pazzia quello che mi stai dicendo. No, Massimo, ti sto dicendo che ho visto mia madre, ho sentito la sua presenza, mi ha abbracciata. Me... Ti sto dicendo una cosa importante, ho visto mia madre, l'ho vista con i miei occhi e tu non mi vuoi credere. Ma come? Non è che non ti credo, però mi pare che, non so, che non capisco. Non puoi dire perché sei un egoista, come? Un superficiale. Io sono un egoista, adesso perché stai gridando? No, io sono un egoista. Senti, facciamo una cosa, vado a farmi 2 passi perché questo matrimonio mi sta facendo alterare, eh? Ai. Flor, non posso fare 2 passi senza che tu ne combini una delle tue. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Lo difendi pure. Il punto è che non hai tatto nel dire le cose e oltretutto non vuoi mai darla vinta. No, sono io a non avere tatto. Anche tu non sei da meno, mamma. Stammi a sentire. Io mi rifiuto di rimanere. Sei ingiusta. Vado dai miei figli. Dovresti imparare a tenere a freno la lingua. Florenzia, vieni qui. Torna qui. Ma come te ne vai senza faccia? Stai commettendo uno sbaglio. Nico, non voglio soffrire più, te l'ho già detto, basta. Tu lo ami, no? Certo che lo amo. E allora? Però dopo tutta quella storia che ha avuto con Olivia, Nico, non voglio mettermi in mezzo, non mi va. Ma è acqua passata, darling, sì. Lo sai. Basta, me ne vado stasera stessa, punto. Non voglio più parlarne. Come stasera stessa? Partirei domani e lo farai con faccia. Ah, Maya. Permesso? La zia mi ha detto di portarlo qua. Io non voglio le cose di qualcun altro. No, il punto è che stiamo facendo spazio in cantina per le bibite e mi ha detto che non vuole che si rompa. Ok, va bene, puoi andare. Non avete visto Martin per caso? No. Bene, permesso. Sì. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Le cose della mamma. Calmati, sì, capisco. Già, e faccio in fretta. Sì, ho una colica, non resisto. Che dolore! Ma non capite che si tratta di un'intossicazione virale? Malala, non compromettermi, no. Non muoverti di qui. No, dove dovrei che andare? Che cosa c'è, Boniglia? Dove dovrei andare? Ci siamo, ecco. Libera, sono libera. Margherita Valente, non posso prendermela con te perché sei morta e sepolta da un pezzo, però posso prendermela con la tua discendente. Non toccarmi i capelli perché se no ti ammazzo. Ti riammazzo. Aiutami, Malala. Aspetta, dammi una mano. Pronto, rispondete, Eva, sono detenuta. Perché non rispondete? Pronto? Celeste? Rispondete. Celeste? Che c'è? Sorpresa! Non so da chi ha preso. Ribolle come la lava di un vulcano. Scappa come una lepre inseguita. Non le si può dire niente. Ti rendi conto, Greta? Praticamente il fulcro del problema sono le sue paure, non il povero Massimo, capisci? Trattarlo così non aiuta. Trattarlo così non si può, Greta. Adesso che è tanto difficile lavorare con è questa vero, sedia a rotelle. Sente, non può sentirmi. La sedia, sì. Aiuto, fantasma! No, aiuto, perdonami, fantasma! Greta! Candelabro, camminare in aria! Vicino avere ragione, casa essere stregata! Aiuto! Greta, no, aiuto, non hai visto niente, non hai visto niente! Cosa è successo? Mamma! Ma amore, non volevo spaventarla! Guardare! Che succede, figlia mia? Come figlia? Candelabro, camminare in aria, Florisienta! Io non essere pazza! No, Greta, non dicevo a te. No, che certa gente dovrebbe smettere di lavorare a una certa età. Io non avere certa età, Frau Anna, chiaro? E voilà. Io dimostrare a lei che non avere certa età. Che c'è? Essere guarita. Guarda.
Posso camminare? Sì. Miracolo, miracolo! Posso ballare? Mi succedono cose molto strane, cambia la formula e poi essere guarita! Approfitto, io faccio due passi! Grazie. Il fatto è che ha avuto il suo brutto quarto d'ora, come se lei fosse l'unica ad averli. Sono curiosa di vedere il vestito! Ah, perché non arriva? Io non ho fatto nessun ordine! Flor, non temere, abbi fiducia, io ho molto buon gusto, puoi stare tranquilla! Vado a dare il biberon a Anna Margherita! Margherita! Anna! Ah, sì, gliel'ho detto centinaia di volte. Non ha un briciolo di buon gusto. E perché ti ha chiamato figlia mia? Mamma, non essere gelosa, è la mamma di Massimo. Massimo? Sì, quel poveretto che per colpa tua sta male. Massimo! Massimo! Sento puzza di bruciato, seguimi. Che c'è? Mamma!